parliamo del gattino scaraventato dal cavalcavia, ma in un modo un po' diverso, perché in questo caso specifico abbiamo sempre parlato del tenere nascosta l'identità del perpetratore di una serie di problematiche, mettiamola così, il crimine umano deciderà poi la magistratura, ma in questo caso ci sono state una serie di cose che sono andate secondo me male, dove il nome e cognome è trapelato nel modo in cui è impossibile bloccarlo, e volevo parlarne con Guido, che mi sembra la persona più indicata, in una nuova puntata ovviamente di Garantismi. Ciao Guido. Ciao Matteo, bellissimo sentirti dire che io sono la persona più indicata per qualcosa. No, lo penso veramente, anche perché comunque sei una persona che indipendentemente dal ruolo che ricopre sulla privacy degli ultimi eccetera, oltre ad averci scritto un libro molto bello tra l'altro, sei sempre stato molto molto attento. Qui allora ti racconto due cose, perché non so se ti sei riuscito a documentare eccetera su che cosa. Ma è vero, lo sai che non sono riuscito a documentarmi. Era più carino il fatto di... Allora, siamo in Sardegna e un gruppo di ragazzini fa la ragazzata. La ragazzata in questo caso è prendere un gattino, un piccolo gattino, e lanciarlo da un cavalcavia registrandosi, ridendo eccetera eccetera, come una bravata. Un gattino che dovrebbe essersi spezzato, mi ricordo, una o due zampe, ma che sopravvive, ovviamente tirandosi poi dietro l'ire della rete in quella modalità terrificante che noi conosciamo da centinaia, migliaia, decine di migliaia di insulti, eccetera. La cosa però particolare su cui volevo concentrare l'attenzione era un'altra. Ci siamo detti più di una volta che il viso deve essere coperto se si tratta di minorenni e l'identità dei minorenni deve essere tutelata, e io sono pienamente d'accordo. Volevo chiederti cosa succede quando invece però, come in questo caso, non solo l'identità è trapelata perché le persone, no, perché la persona ha pubblicato questo contenuto col suo nome e cognome sui social, ma anche perché ha continuato a pubblicare a nome e cognome suo sul suo account di TikTok tutta una serie di messaggi, dal "sono il ragazzo del video, so di aver sbagliato" eccetera, fino a un altro molto più indicativo che ti apro qui, che è questo che dice: "ribadisco con chiunque stia procedendo a divulgare informazioni personali riceverà denuncia penale, bla bla bla, facendo il suo corso, e mio figlio già pagherà, quindi dico che all'artefice della divulgazione di palesarsi con il numero di telefono che potrò contattarlo", che ci fa capire semplicemente una cosa, che a gestire questa cosa non è nemmeno il ragazzino minorenne, ma addirittura un genitore che, in quanto genitore, figura titolata a gestire il figlio, manda in giro nome e cognome. Mi sembra a questo punto difficile non far trapelare questo nome e cognome che la stessa persona sta lanciando, e non mi sembra peraltro una cosa particolarmente intelligente da un punto di vista di gestione della crisi, semplicemente. Volevo chiederti un po' cosa ne pensavi tu. Ma allora, il problema della reale capacità dei genitori nella gestione della privacy dei minori, io credo che sia uno dei grandi problemi che abbiamo davanti, diciamo, nell'attività di guida che i genitori hanno, dovrebbero avere anche nella dimensione digitale, benché spesso sembrino abdicare a questo ruolo per una serie di ragioni diverse. Insomma, il fenomeno dello sharenting, quindi il fenomeno per effetto del quale la sovraesposizione dell'immagine del minore è
causata esattamente da una condotta del genitore. Questo naturalmente quello di cui parliamo non è sharenting, o almeno non lo è nella forma più tipica. Insomma, lo sharenting più tipico è il genitore orgoglioso del figlio che pubblica di tutto, mette la foto al bagnetto mezzo nudo al mare, eccetera. Il primo giorno di scuola e quant'altro, esatto. E lì naturalmente, come dire, assistiamo ormai da qualche anno in una condizione spesso e volentieri di assoluta impotenza. Peraltro qualcosa si sta muovendo, ci sono diversi disegni di legge proprio in questo momento in discussione in Parlamento qui in Italia, ma insomma lì c'è un cortocircuito, no? Perché il tutore per antonomasia dei diritti del minore, privacy incluso, diventa carnefice, e quindi lì c'è un cortocircuito palese, un cortocircuito naturalmente che non è nella totalità, quasi totalità dei casi figlio di dolo, figlio di malizia, figlio di intenti malevoli, è semplicemente figlio di una diseducazione, di un analfabetismo. Crassa ignoranza, mettila così. Cioè, diciamo, accade per questo, accade anche perché purtroppo devo dire, soprattutto dal mio punto di vista, perché comunque, diciamo, tra tanti valori in gioco, il diritto alla privacy è sicuramente tra quelli più sottovalutati, innanzitutto dai genitori. Insomma, se non si sottovalutasse il valore dei dati che si condividono semplicemente per dire ad amici, colleghi e parenti, guardate quanto è bello mio figlio, insomma, si riuscirebbe a resistere in maniera più ampia di quanto non accada a quella tentazione. Ora io credo che con il distinguo del caso, e qui ci ritroviamo in un contesto che diciamo non è particolarmente diverso, perché ovviamente è vero in punto di diritto quello che dicevi tu, cioè la regola generale per chi fa informazione, naturalmente non per l'interessato medesimo, non per il genitore, almeno sin qui. La regola generale è che, insomma, i dati identificativi del minore nella dimensione digitale, nella dimensione mediatica, possono essere condivisi solo ed esclusivamente quando farlo corrisponde all'interesse del minore. Cioè, il caso di scuola più evidente è la ricerca del minore scomparso. È ovvio che spammo dappertutto quella fotografia e ogni altra informazione identificativa che possa semplificare e velocizzare le attività di ricerca. Quindi quello è il principio. Qui a me pare, diciamo, semplicemente vedendo scorrere sullo schermo gli screenshot che proponi e ascoltando il tuo racconto, che in realtà, come dire, siamo un passo indietro rispetto alla questione giuridica e siamo invece nel pieno di una questione sicuramente più importante di quella giuridica, che pure è protagonista del fenomeno dello sharenting, del quale parlavo prima, e cioè dell'abisso culturale diciamo, sfortunatamente, quando si tratta in particolare delle cose del digitale, sembra risucchiare gli adulti a tratti poco capaci di essere adulti in relazione a queste cose, perché, insomma, diciamo, sembra in effetti poco smart la decisione di rivendicare la privacy di un minore identificandolo come proprio figlio all'interno di un account attraverso il quale o per il tramite del quale è complice il proprio nome e il proprio cognome. Identificare il figlio diventa un esercizio assolutamente elementare per chiunque navighi in quella stessa piattaforma. Ecco, è evidente che, diciamo, l'intento perseguito è un intento di protezione. Il problema è il mezzo, il modo, il metodo, e questo credo che, come dire, ci suggerisca una riflessione purtroppo fatta anche assieme più volte in diversi contesti rispetto a questo, e cioè qui, insomma,
il vero tema è che puoi scrivere tutte le regole del mondo, puoi ribadire quelle che esistono, incluse le più ovvie, cioè che tocca evidentemente agli adulti e in particolare ai genitori farsi carico di proteggere i più piccoli, ma se poi non investi in maniera significativa in educazione all'uso consapevole di tecnologie che non possiamo più nemmeno definire nuove, perché sono con noi da un ventennio, se pensiamo all'universo dei social network, e allora è tutto completamente inutile, perché il sistema di tutela è sfortunatamente costruito muovendo dal presupposto che il genitore sappia cosa fare nell'interesse del figlio. Se poi quel genitore non sa cosa fare nell'interesse del figlio, mi viene da aggiungere incolpevolmente, nel senso che diciamo al di là delle aspirazioni, delle ambizioni, meno più il dolo che la colpa, cioè, sì. È il sistema, no? Cioè è un sistema che non fa assolutamente nulla, cioè nelle scuole, nella migliore delle circostanze, si prova ad educare all'uso della tecnologia, e non lo si fa nemmeno sempre, perché poi talvolta si scopre che si suggerisce o si ordina di tenere la tecnologia fuori dalla scuola, ma insomma in ogni caso anche quando lo si fa si prova a educare i più giovani, ci si dimentica completamente dei genitori, quasi che solo perché siamo online i genitori potessero non fare i genitori, possano non fare i genitori, possano non aver bisogno di sapere come fare i genitori nella dimensione digitale. Ecco, questo diciamo credo che sia un po' il problema. Quando avviene non c'è una rete di protezione, perché ovviamente, come dire, a presentare un reclamo al garante, dico per dire, dovrebbe essere quel genitore, ma quel genitore che ha appena reso pubblici i dati identificativi sul figlio, e verosimilmente quel genitore non sa neppure che esiste un garante. Inizia ad esserci un fenomeno non relativo a questo tipo specifico di vicende, ma relativo viceversa allo sharenting, in cui i minori bussano direttamente, potendo tra l'altro ai sensi della disciplina sul cyberbullismo, bussano direttamente alla porta del garante chiedendo tutela, e in alcuni tutela per la loro privacy evidentemente, e in alcuni casi queste richieste di tutela, certo percentualmente parliamo ancora di quantità assolutamente irrilevanti, ma in alcuni casi queste richieste di tutela sono, non posso dire contro, ma nei confronti dei genitori, o nei confronti dei nonni, o nei confronti degli zii, perché diciamo quel ragazzino diventato adolescente ed entrato in classe non ci sta che il suo biglietto da visita sia rappresentato da quella corsa nudo in spiaggia quando aveva 6 o 7 anni, o a quella faccia, o da quella faccia nella quale non si riconosce più mentre soffiava sulla candelina del quinto compleanno. E quindi, dopo aver evidentemente fallito nel chiedere al genitore, alla nonna, al nonno, allo zio di tirar via quella foto, di tirar via quel video, bussa qui o bussa in altre autorità in giro per l'Europa. Fuori, insomma, dalle chiacchiere con i colleghi, il fenomeno sembra un po' più maturo di quanto non sia a casa nostra, dicendo caro garante, ordina tuo papà, ordina tua la mamma, ordina tua la nonna di tirar via quella foto, perché mi offende, o perché semplicemente non voglia che sia lì, ma sono i miei dati personali. Ecco, però insomma, secondo me ci vorrà del tempo, perché siamo nel pieno di un processo culturale e, insomma, che ha tempi inesorabilmente lunghi. La mia idea è che, tra l'altro, un pezzo di responsabilità noi dovremmo riuscire, di responsabilità educativa, di responsabilità culturale, noi dovremmo riuscire ad addossarla in qualche modo sulle piattaforme. Ecco, insomma, diciamo, secondo me oggettivamente va benissimo che si faccia business anche in questa direzione. Tutto questo apre, schiude ad opportunità straordinarie, però insomma, ecco, un po' di responsabilità sociale che dica che se educhi
gli utenti ad un uso consapevole della tua piattaforma, anche a costo di disincentivarne qualcuno dall'utilizzarla in maniera tanto importante, aiuti un percorso di integrazione uomo, servizio digitale, macchina, insomma, e orienti la società nella direzione. Questo secondo me sarebbe veramente molto molto importante, sarebbe giusto a prescindere da quello che dicono le regole del diritto, perché qui evidentemente gli strumenti di parental control servono poco se il carnefice, tra virgolette, ovviamente è chi quello strumento dovrebbe impostarlo per tutelare, tra l'altro, la privacy del più giovane. Sono d'accordo e ti dirò un paio di cose da un punto di vista non di privacy, ma di gestione della crisi e tutela della reputazione intesa come lavoro. Attenzione che in quel momento calcolare cosa è importante è fondamentale. Sembra un gioco di parole, ma non lo è. Cioè, nel momento in cui io devo tutelare mio figlio, un amico, mio cugino, mio nipote, eccetera, bisogna stare un filo attenti a qual è lo scopo finale. Innanzitutto, se inizio ad avere minacce, non minacce, cose varie, o se la persona è comunque, si è resa colpevole di un reato di qualunque tipo, parlate con il vostro dannato avvocato. Cioè, non peggiorate la vostra situazione, parlate con l'avvocato che vi segue, tanto se è penale un avvocato lo avrete, andate, chiacchierateci e capite come muovervi. Ancora di più, attenzione agli account. Mi è successo poche settimane fa, abbiamo dovuto gestire, non in Italia, un minorenne che ha fatto una sonora vaccata, e al dire ragazzi dovete disabilitiamo gli account social prima che lo trovino, perché così almeno se esce sui giornali nome e cognome possiamo intervenire, la risposta che è stata data da uno dei genitori era no, ma quello ci ha già detto di non farlo, che poi perde follower e i social sono la sua vita, che è molto simile a quello che è successo adesso con TikTok. Con questo caso particolare, anzi sono convinto che da un certo punto di vista saranno anche contenti del fatto che ha preso anche un po' più di follower di prima, e questa roba a me fa impressione, cioè mi viene la pelle d'oca, anche perché ci sono pochissimi momenti in cui puoi ancora fare in modo di gestire e contenere un danno reputazionale. Non è facile farlo, proprio per niente. Buttare via davvero così una possibilità di questo tipo per me è una bestemmia, lo dico fuori dai denti, è proprio una bestemmia, perché ovviamente da qui in poi non ci si muove. Gestire un gioco reputazionale sul lungo periodo è difficile, non dico prendete qualcuno che si occupa di, magari non avete la possibilità, la disponibilità, non sapete chi è, non dico venite da me, figuriamoci, però almeno uno, parlate col legale che vi sta seguendo, perché sennò gli fate del male a lui nella strategia difensiva. Due, comunque succeda, ricordate che l'account social si rifà. La reputazione, il nome e cognome è un po' più difficile da cambiare, e tante volte il nome e cognome rimane talmente a lungo da diventare una croce addosso alla persona per decenni, anche con l'aiuto dell'autorità garante, anche con l'aiuto a posteriori di qualcuno che dà una mano. Ricordatevi che nessuno ha ancora trovato un modo per sterminare tutti gli scarafaggi, nessuno ha trovato ancora un modo per ripulire totalmente da un nome e cognome quella grande, enorme, sterminata prateria di cui solo una parte siamo riusciti a trasformare in piccoli giardini all'inglese, che è l'internet. Tutto qui, dal mio punto di vista. Tanta roba. Vabbè, vediamo. Altre robe che volevi dire? Niente di particolare? No? Fa caldo. Fa caldo. Casa, accendete il condizionatore. No, non uscite nelle ore più calde, bevete un sacco di acqua, e così siamo tornati alla televisione anni 80. Grazie mille. Le verdure, non dimentichiamocene. Ah beh, sì, è vero, assolutamente sì. E
Va bene, stiamo invecchiando tanto tanto. Ciao Guido, ciao a tutti voi, ci ciao, vediamo al più presto. Grazie mille di essere stati con noi. Ciao ciao.